Innanzitutto mi scuso per l'inversione dell'ordine, ma ero il rettorato fino a poco fa, quindi chiedo a voi, al Milano Ferrari, che mi ha cortesemente invitato qui, di pazientare. Sarò breve. Allora, la formazione per leva di valore per l'azienda degli studenti è un titolo suggerito da Pacias, che giustamente antepone le aziende degli studenti, quindi ci sta tutto. Come dire, perché sono qui e come mai un intervento da parte di una business school su un tema tradizionalmente tecnico? Ma innanzitutto perché noi abbiamo incominciato a incrociare la sigla BIM, che fino a poco tempo fa ci era obiettivamente buia, quando abbiamo iniziato un progetto con alcuni amici e colleghi dell'ex dipartimento BEST, ora dipartimento ABC del Politecnico di Milano, di cui magari avrete occasione di avere qualche notizia in seguito. E subito ci è venuto in mente l'idea di classificarlo in qualche modo, farci un'idea di che cosa fosse. Per noi che veniamo da studi organizzativi, di budget, di bilanci, di costi, di piani e di quant'altro. Però ben presto ci siamo accorti che di sicuro, con buona pace dei colleghi e professionisti di Apacheas, non è un tool, cioè non è un oggetto che uno inserisce il CD nel calcolatore e gli risolve le cose. Non è neanche una metodologia, che è quell'oggetto a cui noi siamo più familiari, non è un approccio di per sé, no. E non è nemmeno un modo di lavorare, che è quello che a noi avrebbe fatto moltissimo piacere egoisticamente, perché avremmo detto è nostro, anzi avrei detto subito è mio, no. Io sono un esperto di gestione, figurati se mio. Lascio passare l'occasione di parlare. Allora, purtroppo, o per fortuna, diciamo, ci siamo accorti che è un po' tutte e tre le cose assieme. Ovvero, non è solo una questione di informatica pura, non è solo una questione di modellistica progettuale, cioè non è la versione N del CAD o del tiralinee, e però non è neanche solo una questione di organizzazione pura. E allora, occorre una competenza triplice, se volete. Uno deve essere un bravo progettista, deve capirci di calcolatori e deve anche saper far lavorare bene assieme i colleghi e, diciamo, i partner di filiera, come li chiamiamo noi. Allora ci è venuto naturale inquadrare questo strumento, questo oggetto, nel ridisegno dei processi, che è una cosa che noi facciamo abitualmente. Quindi faccio la fotografia dell'esistente, mi faccio un modello di come dovrebbe essere, misuro i gap e poi cerco di colmarli. Un po' come quando appunto nella progettazione architettonica si confrontano demolizioni e costruzioni. Allora, peccato che questo metodo, no, quindi questo approccio della visione dei processi, richiede certamente tecnologia, richiede certamente lo streamline, la direttizzazione del processo, richiede certamente una revisione o un'attenzione all'organizzazione, ma richiede forse soprattutto, per certi versi, un ingrediente che noi riteniamo fondamentale, le competenze. Allora, competenze vuol dire training, quindi essere capaci di essere formati a un certo tipo di lavoro, e vuol dire inserimento di nuove competenze, quindi non derivate da qualcosa che esiste. Allora, questo ha spinto noi come business school, quindi come scuola di management, a interessarci di questo oggetto, quindi di questa tematica, di questo strumento. Allora, una spinta forte in questa direzione ci è arrivata, no? Molto probabilmente avrete, molti di voi hanno riconosciuto la facciata del Politecnico, del Campus Leonardo. Ci ha dato una spinta abbastanza forte il fatto che la nostra università, oltre ad avere due main campuses in Milano, cioè Leonardo e Bovisa, fa i campuses in Northern Italy, per lo più Lecco, Como, Lido, ne
ne ha uno in Cina. Allora, non dico che su questo tema i cinesi sono più bravi di noi, però di sicuro chi ha cominciato dopo ad avere un approccio automatizzato e strutturato alla progettazione e alla realizzazione, come dire, sta colmando molto rapidamente il gap. Questo ci è reso, come dire, palese. In molti paesi questa circostanza dell'automazione progettuale è molto ben presente e molto ben visibile. Quindi non si consegna carta, ma si consegna un file. Allora, perché non l'abbiamo fatto come intervento istituzionale? Allora, non l'abbiamo fatto come intervento istituzionale, ma abbiamo pensato alla business school perché il BIM, a dispetto di quello che succede all'estero, per noi è in qualche modo un tema di frontiera, un tema dove la collaborazione tra istituzione e imprese è fondamentale e forse giustifica quell'imprese azienda. Ovvero hanno bisogno di maggiori competenze, certamente gli studenti di oggi, ma forse, molti di voi mi perdoneranno l'arroganza, forse anche qualcuno che nella professione è già entrato, forse qualcuno che la pratica. Allora, il MIP è fatto apposta per questo, cioè è lo strumento di connessione tra l'accademia, l'università e il tessuto collettivo delle imprese, ci è sembrato lo strumento più opportuno. Alla luce del fatto che l'obiettivo ovviamente è quello di connettere tutte le anime del Politecnico, in questo caso quella gestionale e quella, diciamo, architettonico-progettuale. Allora, qui trovate qualche numero, anche le carte in regola e accreditate un po' in, diciamo, da numerosi enti. È uno strumento estremamente utile proprio per tenere vicino in qualche modo appunto le aziende. Allora, cosa facciamo, di cosa ci occupiamo? Beh, di molte cose che sono prodotti storici e istituzionali, uno fra tutti il Master of Business Administration. C'è però un'area, che è quella nascosta dal fumetto blu, che si chiama Executive Education Open Programs. Al di là del titolo inglese che fa molto raffinato o appare molto fuori posto a seconda del punto di vista, noi abbiamo pensato di cominciare dal poco, ovvero per gradi. E quindi ci è venuta l'idea di mettere a punto qualche corso breve, qualche pillola da 1 a 5 giorni, orientata a costruire una solida competenza in area BIM dai tre punti di vista, quindi in qualche modo strumentale tecnologico, e quindi software, metodologico e organizzativo. Aiuta in questo la struttura del MIP in due modi. Siamo abituati a fare quello che chiamiamo part-time verticale, cioè a lavorare sabato e venerdì, quindi metà del tempo sottratto al lavoro, metà alla famiglia o agli sport, aiuta il fatto che questi corsi sono creditizzati, quindi in qualche modo danno diritto, pur di farne in maniera consistente, a un titolo di master alla fine del processo. E allora, come dire, noi siamo in preparazione di questo progetto, di questo strumento, a testimonianza dell'interesse verso questa area da parte di una parte dell'università tradizionalmente non direttamente coinvolta nella progettazione, diciamo, meramente esecutiva, nella progettazione. Ci tengo a sottolineare, non è un tool, non è una metodologia, non è un modo di lavorare da solo. Se vogliamo, se cerchiamo di ottenere, non dico l'eccellenza, ma una buona dimestichezza con uno strumento di questo genere, dobbiamo prepararci a una triplice, in qualche modo, punto di vista, o a studiarlo da questi tre ambiti. Allora, io vi ringrazio dell'attenzione.
non so come funziona, però so che Aldo è bravissimo a gestire questi aspetti, quindi non so se le domande si fanno alla fine o se c'è qualche... Quindi ti passo cortesemente la parola e